Il Mediterraneo occidentale è ancora una pentola che bolle e le acque calde del mare favoriscono l'innesco di frequenti e diffusi temporali, un quadro meteorologico classico dalla fine dell'estate all'inizio dell'inverno, con allagamenti e alluvioni lampo più probabili lungo le coste. Ed è quello che è accaduto giovedì al confine tra Calabria e Basilicata, con rovesci e temporali che avevano fatto scattare l'allerta arancione. La pioggia, caduta nelle ultime ore, ha provocato frane e allagamenti, in particolare a Maratea, nel Potentino, dove oggi, come disposto dal sindaco Daniele Stoppelli, sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Numerosi sono stati gli interventi effettuati dai vigili del fuoco anche per liberare le strade dal fango e dagli alberi caduti. Stoppelli, che sul profilo Facebook dell'amministrazione comunale ha pubblicato il suo numero di telefono per essere contattato per qualsiasi necessità, ha evidenziato che si sono verificati allagamenti e disagi in tante case, in particolare nelle frazioni di Marina e Castrocucco, al confine calabrese, con la conseguente chiusura di alcune strade, tra le quali la strada statale 18 Tirrena Inferiore. Oggi sarà necessaria una ricognizione per comprendere i danni prodotti dalla pioggia copiosa e programmare gli interventi adeguati.